Ciao a tutti e a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete, non sono nella mia stanza, ma sono in un hotel. Perché, proprio a proposito dei prodotti di cui parleremo in questo video, sono stata invitata ieri all'evento di Maybelline. Hanno presentato una nuova collezione che vedrete molto presto perché recensirò anche quella, quindi rimanete connessi. In questo video invece parliamo di uno dei miei prodotti preferiti di sempre per quanto riguarda questo brand. E se mi seguite da un po' lo conoscerete perché lo utilizzavo tantissimo e sto parlando del Fit Me, questo fondotinta qua che in realtà ha anche il correttore e la cipria annessi. È un fondotinta effetto matte, copre perfettamente i pori e la novità è che hanno aggiunto un sacco di nuovissime shades. Qui infatti c'è scritto 12 ore di copertura fino a 20 shades. Ve le fa vedere tutte quante. Guardate, parte dalla più chiara alla più scura. E mi hanno inviato un po' di colorazioni, così vi faccio vedere. Naturalmente non mi hanno inviato quelle troppo troppo scure perché non me ne facevo nulla, però ce ne sono un bel po'. Allora, partiamo dalla più chiara, che naturalmente è quella che utilizzerò io. Abbiamo la 100, la 110, che sono quelle che utilizzo io di solito. Vado più sulla 110. Poi abbiamo la 102, che come colore è un po' più rosato. Passiamo a quelle un po' più scure, che sono la 120 e la 130. E le ultime un po' più scure mi sono state mandate queste. La 230 sottotono rosa, 220 sottotono giallo. Vi faccio vedere meglio il pack, anche perché io, come vi dico sempre, sono stra-attratta dai pack. Questo è come si presenta, abbiamo la scritta, è tutto molto lineare, molto professional, i colori mi piacciono un sacco. Abbiamo il numero del prodotto davanti così non ci sbagliamo. Nella parte dietro troviamo tutte le varie scritte e gli ingredienti. Per applicare il fondotinta ho pensato di fare una sorta di challenge e quindi di applicarlo in base alla colorazione scelta. Io ho scelto la 110, quindi dovrò riuscire più che altro ad applicare questo fondotinta in 110 secondi, che equivale esattamente a 1 minuto e 50 secondi. Qua vado ad impostare il timer, così ce l'ho già pronto. Io, come sapete, applico il fondo con una spugnetta, però questo si riesce a stendere tranquillamente anche con il pennello. Poi, come vedete, appena aperto ho questo sigillo, lo andiamo a togliere e siamo pronti ad iniziare. So già che mi piace come fondotinta perché l'ho utilizzato davvero per anni, soprattutto quando avevo molte più macchie, imperfezioni sulla pelle, quindi adesso dovrebbe fare un lavoro eccellente. Naturalmente vado ad applicare il tutto senza primer, senza crema, per farvi vedere la resa effettiva. Adesso io, per portarmi un pochino avanti, concedetemelo, applico il prodotto direttamente sulla mano e direi di far partire il timer. Mi devo sbrigare in realtà perché io sono un po' lentina, soprattutto con il fondotinta. È una di quelle cose che devo essere certa di aver applicato bene. In più non ho neanche lo specchio davanti a me. O meglio, ho uno specchiettino, però devo riuscirci. Anche perché tanto questo fondo è facile da stendere, per fortuna. Ed è stratificabile, cosa che sapete io apprezzo tantissimo dei fondotinta. Perché ci sono quei giorni in cui non voglio truccarmi tanto, quei giorni in cui magari voglio fare una base un po' più full. Ok, sono passati 40 secondi, abbiamo ancora un po' di tempo, però come dicevo io voglio essere certa di averlo applicato bene, quindi vado in tutti i punti più impuri, dove so che ho un po' più di imperfezioni. Ok, mi sono rimasti 30 secondi esattamente. Riprendo una goccina di fondo. 15 secondi. Direi che quasi ci siamo. Lo passo anche un po' sugli occhi. Come vedete, dà un effetto molto leggero. Però allo stesso tempo è coprente. Ah, tempo finito! Ok, devo dire che però ci sono riuscita. Come vi dicevo, l'applicazione è molto semplice e il risultato, adesso vi farò vedere un prima e dopo, è strabello, non si sente sulla pelle, cosa che apprezzo. Quindi questo era il prima della mia pelle senza fondotinta e questo invece è il dopo. Come potete vedere, la colorazione è stra
azzeccata per me. Io diciamo che ero un po' avvantaggiata perché già sapevo quale andare a prendere. Però devo dire che questo fondotinta non si smentisce mai. È uno di quelli su cui io punto perché so che andrà sempre bene. E fidatevi se ve lo dico io, perché sui fondotinta sono molto 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 pignola. Perché se la base del trucco non è fatta bene, crolla tutto quanto il resto. Quindi sempre meglio iniziare dalla base e averla già bella fatta e fissata e compatta soprattutto. Perché la cosa bella di questo fondo è che vi dà proprio questo effetto compattezza. Nonostante io appunto non abbia messo nessun tipo di correttore, come potete vedere, già comunque mi dà un aspetto un po' più curato. Quindi io direi che la challenge l'ho vinta a mani basse anche, perché è stato stra semplice l'applicazione. Fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti se avete mai provato questo fondotinta o gli altri prodotti della linea, come vi siete trovati e soprattutto fatemi sapere qual è la vostra colorazione. Se non avete mai provato il fondotinta vi consiglio di andarlo a provare. Vi lascio anche il link qua sotto nell'info box per l'acquisto diretto su Amazon o altrimenti potete trovarlo in tutti i drugstore e i negozi che rivendono Maybelline. Spero tanto questo video vi possa essere utile. Anche perché so che queste mini recensioni mi piacciono tanto e piace tanto girarle anche a me, perché mi piace ricercare sempre prodotti validi. Vi mando ancora un grosso bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!